Crop Circle, un pittogramma con la mandorla mistica compare in un campo di cerne a Bastjant, nel Dorset, UK. Un nuovo cerchio nel grano è stato trovato in un campo di frumento vicino al simbolo della fertilità noto come il gigante di cerne a Bas, cerne a Bastjant, che è una figura in gesso scolpita in una collina sotto un antico forte. Il gigante di cerne a Bas si trova nei pressi di Minterne Magna, Dorset, Regno Unito. Il pittogramma è stato segnalato il 22 maggio e possiede un diametro di circa 50 metri. Il disegno rappresenta un vescica pesci su mandorla mistica, figura geometrica formata da sole due linee curve. La mandorla mistica è un simbolo molto diffuso nell'arte e nella geometria sacra. La sua parte interna mostra un cerchio di luce, che è la fonte di 2x12 raggi luminosi emergenti ai lati. Fra i simboli principalmente rappresentati c'è quello del pesce stilizzato, Ictus. Essa segna e rappresenta visivamente l'incontro e la compenetrazione di due mondi o dimensioni dell'essere. È anche simbolo delle fasi dinamiche che intercorrono fra l'inizio e la conclusione di un'eclissi solare. È quindi simbolo dell'opera cosmica ma anche umana ed interiore, dell'unione di ciò che sembra inconciliabile. Conosciuto in India, nell'antica Mesopotamia, in Africa e nelle civiltà asiatiche, il simbolo della mandorla mistica passa nel cristianesimo come un riferimento a Cristo, come è evidente nell'Ictus, il simbolo del pesce stilizzato. Nella successiva elaborazione dell'iconografia cristiana, la mandorla viene associata alla figura del Cristo o della Madonna in maestà e rappresentata in molti codici miniati e sculture del Medioevo, come nell'affresco o nell'arte musiva. In tale contesto è un elemento decorativo romanico gotico utilizzato per dare risalto alla figura sacra rappresentata al suo interno, spesso attorniata all'esterno della mandorla da altri soggetti sacri. Ha una doppia valenza, alludendo al frutto della mandorla, e al seme in generale. Diventa un chiaro simbolo di vita e quindi un naturale attributo per colui che è via verità e vita. Come intersezione di due cerchi essa rappresenta la comunicazione fra due mondi, due dimensioni diverse, ovvero il piano materiale e quello spirituale, l'umano e il divino. Gesù, il Verbo divino fattosi uomo, diventa il solo mediatore fra le due realtà, il solo pontefice fra il terrestre e il celeste, e come tale viene rappresentato all'interno dell'intersezione.